Il tempo sta passando. Il tempo non si ferma mai. Il tempo non torna mai indietro. Come vorrei fermare per appena un istante il tempo. Il tempo del lavoro. Il tempo dell'amore. Il tempo dell'amore. Il tempo dell'amore. Il tempo della fanciullezza. Il tempo della lontananza. La lontananza è un po' come la fotografia, fa sembrare più vicino quello che è più lontano. Un mattino ci si sveglia, è il momento di ritirarsi dal mondo, ma per meglio sbalordirsene. Un mattino ci si prende il tempo per guardarsi vivere. Tante volte noi guardiamo i paesaggi, ma in realtà non li guardiamo, ci rispecchiamo noi stessi nei paesaggi, nei contesti in cui siamo, e ci dimentichiamo di guardare quello che abbiamo fuori di noi. È come se continuamente cercassimo noi stessi all'esterno, e delle volte siamo troppo pieni, no? Allora l'opera d'arte ci viene incontro. Se facciamo silenzio, vuol dire che se tu fai silenzio dentro di te, riesci ad accogliere, e quando riesci ad accogliere riesci anche ad avere un nuovo sguardo, un nuovo punto di vista. Verde coprente vuole essere quello spazio in cui sia possibile avere quest'altro punto di vista. Quando il teatro entra in uno spazio quotidiano, normalmente fruito dalle persone con modalità quotidiane, il teatro lo fa diventare un altrove, cioè qualcosa d'altro, di diverso, dove si creano delle nuove relazioni, un nuovo spazio-tempo, e dove noi siamo in grado di lavorare sulle nostre percezioni, cioè lì sono solleticate davvero le nostre percezioni. Anche se noi non ce ne accorgiamo lì per lì, quello spazio diventa altro, per me diventa proprio un altrove. Allora, Verde Coprente vuole proprio da una parte coprire e da una parte svelare questi altrove possibili che noi abbiamo intorno e che normalmente nella nostra corsa quotidiana non vediamo. Siamo nel 1976, a Soweto, Johannesburg. Siamo nel pieno delle lotte antirazziali. 10 giorni di scontri tra la polizia e i manifestanti. 10 giorni che lasciarono sul campo molti feriti e molti, molti morti. Ci sono immagini che vorremmo non vedere mai. Ci sono immagini che vorremmo non aver mai visto. Ci sono immagini poi che vorremmo, che pensiamo, non ci appartengano. E invece, in quanto umanità, appartengono a tutti noi. E uno, due, tre, 67. 712 e 1, 444, 1266, 347, 612, 1677 feriti, 444, 800, 1266, 12.444 feriti, 654 morti, 700, 862, 377, 25, 24, 27. Il festival lavora proprio su questi linguaggi, questo concetto un po' contemporaneo della fruizione dello spettacolo, della fruizione dell'opera,
chiedendo allo spettatore, al visitatore, all'osservatore di essere dentro la relazione, di accettarla, quindi in qualche modo di fare silenzio, di accoglierla, farla propria e restituire in quel modo qualcosa di molto creativo, perché c'è qualcosa di molto creativo in ognuno di noi. Dobbiamo darci il tempo. Quindi Verde Corrente lavora sulle due dimensioni, quella dello spazio, modificando gli ambienti attraverso l'arte visiva e attraverso il teatro, e quella del tempo. Quindi diamoci tempo. Ieri abbiamo visto le slow image di Pier Claudio Duranti. Diamoci il tempo di osservare, di trovare altri punti di vista e di cercare i nostri, ma di giocare a cambiare i punti di vista. Ogni tanto qualcuno ci dice: ah, ma queste cose sì, sono belle, ci vuole, però bisogna capirle, rispetto a qualche opera. In realtà non bisogna capirle, il verbo giusto è bisogna viverle, abitarle, come appunto i paesaggi. Come ti chiami? Emanuele. Che paesaggio immagini del tuo futuro? C'è un luogo particolare a cui sei legata? Dei ricordi, il bosco. Sì. Il bosco. Com'è fatto questo bosco? È ricco, colorato e non ci si perde. Il passaggio è la terra per completo. Terra, olivi che ci danno l'olio, le olive belle, è tutto un bellissimo insieme di cose. Paesaggio. Il paesaggio è quanto vedo in giro, sono i paesi, sono le situazioni, sono l'impronta dell'uomo, se vuoi, delle persone. È una cosa molto viva per me. Ascolti i rumori, gli uccelli, il vento, le cicale che cantano tutte insieme, sembra che facciano una gara di canto. Sto andando in mezzo ai fiumi, in mezzo ai laghi, in mezzo alle montagne, mi piace la natura. Poi ci sono i tappeti imperiali che sono, si dice che sono dei giardini, che sono, diciamo, fanno vedere la società del sultano, dei vari sultani, dove tutto è assolutamente strutturato, simmetrico. Per esempio in Afghanistan, della primavera lì con dei colori incredibili, con una pace, una solitudine,
una intensità di persone, di sguardi. Mosso, un paesaggio diversificato, un paesaggio ruvido. Allora credo che ognuno dovrebbe avere il proprio paesaggio, avere il diritto di vivere nel proprio paesaggio e anche di costruirlo. Ecco, e se noi ci muoviamo in giro, ci troviamo che stranamente c'è una fuga dal verde con che cosa? Con dei grandi colori che sembrano importanti. C'è il rosso vibrante, c'è un giallo canarino vivace, eccetera, eccetera. E nessuno pensa al verde. Se uno si veste di verde, pensa a una donna che si veste di verde. Oddio, ma l'ha mai vista una donna coperta soltanto di verde? Che può fare? L'albero può fare. Può fare la fiaba. Ci sono i personaggi verdi, no? Nelle fiabe. Ecco, il verde è il colore delle fiabe. Appena arrivo la chiedo licenza, se in questo luogo se ci può cantare, se in questo luogo se ci può cantare. E dormo tra le pecore e le cani, per far mangiare agnelli agli romani, per far mangiare agnelli agli romani. E prima di cantare chiedo un permesso, se in questo luogo se ci può cantare. Nell'arte possiamo trovare un livello che è appunto, forse coperto dal verde, non lo so, ma sicuramente un livello da svelare con molta delicatezza e sensibilità, ma anche con molta allegria, con molta curiosità, con intraprendenza, senza paura, e attraversare i confini. E questo pensiamo che sia un diritto di ogni persona, lavorare con la creatività, e sia un diritto, sia qualcosa che noi non dobbiamo perdere. Arte e cultura fanno parte del nostro paesaggio umano, culturale. Fanno parte della nostra persona, sono nel nostro corpo.
sono le nostre emozioni. E quel paesaggio meno visibile, su cui noi stiamo cercando di portare l'attenzione e che non ci dobbiamo dimenticare, anzi, dobbiamo lavorarci ancora di più. Partire da quello che vediamo fuori dalla finestra per ricordarci quello che c'è dentro di noi. Però dobbiamo imparare a guardare fuori dalla finestra. Una foto. Mi commuove. Forse perché è qui che vorrei vivere. Per me il paesaggio deve essere abitabile. E non soltanto visitabile, no? E in questi paesaggi è come se fossi sicura di esserci già stata. Alla soglia del mondo. Un sospiro è sorto. Ognuno pensa solo al proprio orto. Ognuno pensa solo, anche se ci scappa il morto. Da qualcuno, vedi, prima o poi si impara anche il silenzio. E non è più uno specchio liscio e scivoloso, no, ma lo spazio per un respiro più rotondo. Si porta con sé come una sorta di palla di vetro intorno a sé, dentro cui c'è il paesaggio preferito. Un piccolo casa in Umbria, in bosco. Gli odori del rosmarino, i fiori. Immagino un bellissimo paesaggio, anche se ho qualche dubbio.